Grazie Presidente. Nel giugno e luglio di 33 anni fa, la moglie di Aldo Moro, Eleonora Chiavarelli Moro, testimoniò in tribunale che l'assassinio del marito fece seguito a serie minacce di morte esercitate da colui che lei definì una figura politica americana di alto livello. La signora Eleonora Moro ripeté la stessa frase attribuita ad Henry Kissinger, segretario di Stato americano, nella testimonianza giurata di Guerzoni, l'allora collaboratore di Moro, che disse: Kissinger, o tu cessi la tua linea politica oppure pagherai caro prezzo per questo. Allora, Kissinger non è una verginella per quanto riguarda a minacce e azioni intimidatorie. Per esempio, nel 2001, mentre Kissinger si trovava a Parigi, gli è stato recapitato un mandato di comparizione emanato dal giudice Leloir per testimoniare sulla scomparsa di cittadini francesi in Cile durante l'era dittatoriale del suo socio generale Pinochet. Invece di presentarsi al magistrato, Kissinger ha preferito fuggire in tutta fretta. Lo stesso ex segretario di Stato vanta una denuncia per concorso nell'omicidio del comandante militare cileno René Schneider. Ad Henry Kissinger sono imputabili crimini contro l'umanità. L'11 settembre 1973 Kissinger ebbe un ruolo di sostegno attivo ordinando l'utilizzo di caccia statunitensi per mettere a segno il colpo di Stato militare di Augusto Pinochet contro il presidente socialista cileno Salvador Allende, eletto democraticamente. Poco tempo fa, come membri di commissione Aldo Moro, abbiamo chiesto l'audizione di Kissinger. Il presidente Fioroni ci rispose che Kissinger, purtroppo, essendo un ultranovantenne, ha delle difficoltà a spostarsi con molta probabilità. Quindi sembrava una richiesta assurda, ma noi apprendiamo che domani signor Kissinger, fino al 14 giugno, sarà ad Innsbruck alla riunione del 63° meeting del Club Bilderberg. E qui chiudo con il fatto che noi chiediamo espressamente la convocazione dell'ex segretario di Stato Kissinger Concludano per le venire a comiate. riferire di questi fatti, oppure manderemo una nostra delegazione in Austria. Grazie. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole D'Ambrosio, ne ha facoltà.